bisogna segnalare che non è solo un caso, ci sono tantissimi altri casi, perché bisogna dire che è molto difficile per gli artisti e musicisti del sud del mondo ottenere visti per entrare in Occidente. Non so perché, perché bisogna dire che la gente a volte sbaglia su solidarietà e beneficenza. Sì, perché se si organizza uno spettacolo di solidarietà per l'Africa e noi abbiamo musicisti, artisti validi nel tutto il mondo e che non ci siano, vuol dire che c'è qualcosa. Vuol dire che devono anche partecipare, che abbiamo qualcosa da fare vedere, da dare, perché si parla di solidarietà. E quando si parla di beneficenza, bisogna dire che a volte la gente dà per non ricevere. E bisogna anche sapere che nei confronti dei poveri si usa sempre i due termini, beneficenza o tolleranza, mai solidarietà. Dico che io sto facendo come tantissimi altri fratelli e tantissime altre sorelle, una vita non dignitosa, perché ognuno di noi ha voglia di sudare per mangiare, ha voglia di realizzarsi. E bisogna dire che noi, in particolare io, non ho fatto 12.000 chilometri per venire qui a fare il vagabondo. E il fatto di andare a chiedere aiuto non è una cosa facile, diciamo. È molto duro. Non so come spiegartelo, ma è una cosa che ogni volta che quando ne parlo sento che sto male, che mi fa male. E comunque avrei voluto realizzarmi per poter fare una vita dignitosa, una vita molto più tranquilla. E avrei anche tantissima voglia di imparare molto da questa società. Perché ci sono tantissime cose da imparare e da cambiare. Ma dipende se la gente ti dà questa opportunità. Il nostro caso come immigrato, molto difficile. E che gli stati ti negano i diritti. La gente si crede molto più umana di te. Quindi due aspetti. La gente che incontri per motivi di alcuni partiti politici o per motivi di alcune singole persone che fanno propaganda, e che dicono tantissime cose brutte su di noi, che noi non abbiamo nessuna cultura, che noi siamo ignoranti, che noi siamo tutte le cose negative, diciamo. E sappiamo tutti che non è così. Questa cosa ha una grandissima, come si dice, influenza sulla gente, dicendogli che non c'è lavoro perché sono tantissimi immigrati, la vita non è più come prima. E se tutti sappiamo che noi facciamo lavori, a dire la verità, al 90% che la gente di questo paese non vuole più fare, sappiamo che come da noi immigrati
ci sono anche degli italiani, gente cattiva e gente buona. Perché noi non siamo perfetti, abbiamo difetti, ma abbiamo anche qualità. E non si può anche dire o negare che noi non abbiamo niente a offrire a quella società che ci ha ospitato. Se uno non fa niente, è perché non lo sente. Se uno non può dare, perché non sente niente. Anche se ha tantissimo, è un povero, perché la generosità è la prima ricchezza. E anche la prima anche povertà è l'ignoranza. E per questa cosa, ieri parlando con un amico, mi ha detto che l'ignoranza è a casa. E lui voleva dirmi che non cerca, chi non va a cercare qualcosa non troverà niente. E se non trovi niente vuol dire che non vedi niente. E se non vedi niente su una cosa vuol dire che ignori quella cosa. E quella cosa quindi è ignoranza. Quindi l'ignoranza è a casa. Se uno non va a incontrare la sua gente, a dialogare, a comunicare, a sapere come sta, per sapere che cose può fare, che cose può dare, o che cose può anche lui imparare. È molto lontano dalla gente normale, perché la gente normale ci prova. La gente normale vuole realizzare il cambiamento. La gente normale vuole che la gente si migliora. Ogni giorno la terra ci dà 2,5 kg di nutrizione alle persone. E oggi la gente muore di fame. Vuole dire che non facciamo niente per abolire la fame. Questo vuol dire che non è che non possiamo, ma è che non vogliamo, perché siamo egoisti, perché siamo indifferenti. Come noi possiamo sentirsi fieri se altri fratelli e altre sorelle stanno facendo una vita pesissima?